Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa post partita di Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare voi allo Stato di Stato e di fare solo una domanda. Iniziamo, più davanti per favore. Buonasera Ministro, complimenti intanto per la vittoria. Ecco, la possiamo definire questa qui una vittoria del centrocampo, un Locatelli super, un Di Maria ovviamente che fa sempre grandi numeri. È un ritorno di Cuadrado che è stato praticamente il pistone in quella fascia del campo, ha dato molto fastidio alla Lazio. Tutto quanto questo per dire che la Juventus si è coralmente ritrovata. Grazie. La squadra ha fatto una bella partita, i ragazzi hanno dato una bella risposta, soprattutto perché non era semplice. È facile dire dall'esterno, anche noi ragazzi, che comunque abbiamo fatto i obiettivi da raggiungere, ma una mazzata di 15 punti comunque si fa sentire. Quindi venivamo a una sconfitta brutta col Monza, dopo un primo tempo giocato male, ma come atteggiamento abbiamo preso due gol evitabili. Stasera la squadra era presente in campo, tutti insieme si sono aiutati, hanno difeso, hanno attaccato, hanno fatto anche delle buone entrate di gioco, soprattutto nel primo tempo, così come nel secondo, non concedendo niente alla Lazio, non scatenando velocità alla Lazio. Questa è stata, direi, una bella partita, una bella vittoria che si sono meritati. Grazie. Francesco Bellino, agenziale. Mister, ci può dire cosa è successo a due minuti dalla fine? No, ci sono quei momenti lì che bisogna capire il momento della partita e la palla va gestita in un altro modo, perché comunque i minuti sono lunghi e se la possibilità di gestire la palla va gestita in un'altra situazione. Mister, Gianluca di una stampa, volevo chiedere, visto che questa è una vittoria importante non solo per il morale ma anche per una difesa che è tornata a essere oggettivamente inviolabile e non ha concesso nulla alla Lazio, cioè, vale di più questo paradossalmente stasera? Grazie. Ma direi che quando non abbiamo avuto la palla i primi che erano messi bene in campo sono stati ordinati, sono stati i due attaccanti, Vlahovic e Chiesa, che hanno lavorato bene, non hanno fatto passare la palla nel mezzo, hanno permesso agli altri di lavorare difensivamente, ecco. Quindi direi che i primi due sono stati loro, e quando la squadra sta ordinata è più difficile che subiamo dei gol, ecco. Questa sera è stato fatto questo. Antonio Polino, Radio Bianconera. Penso che questa sera la Juventus sia stata molto compatta, attenta, aggressiva. Quanto conta, se conta di più, una semifinale di Coppa Italia con questo atteggiamento e con tutto quello che sta capitando fuori? Le ho detto ai ragazzi, questa è una nuova esperienza per tutti e quindi ci abbiamo responsabilità addosso, ma anche bella, perché comunque dobbiamo fare bene in campionato, dobbiamo fare bene in Coppa Italia, siamo arrivati in semifinale, oggi giochiamo con l'Inter e vediamo cosa succederà. E poi abbiamo l'Europa League, ecco. Però stasera era importante vincere perché bisognava switchare dopo le tre partite dove praticamente il campionato aveva fatto solamente un punto, avevano subito tanti gol, e soprattutto l'atteggiamento per i 45 minuti domenica è quello che ha fatto la differenza. Poi le partite le puoi anche perdere perché non è che puoi vincere sempre, però diciamo che da Napoli in poi abbiamo subito gol con troppa facilità e che non è da noi. Buonasera, RobertGessiGol.com. Le chiedo, mister, a proposito di Vlahovic e Chiesa, come li hai visti fisicamente e che potenzialità ha questa coppia? Grazie. Direi che dopo tanti mesi che non giocavano hanno fatto bene, io credo che facessero peggio, invece hanno fatto molto bene. Ma soprattutto Federico è stato molto ordinato, lui che ogni tanto in campo si perde, sta da una parte e dall'altra, invece è stato molto ordinato e molto bravo. Così come Vlahovic, hanno fatto delle buone cose e insieme a tutta la squadra direi che è stata una bella serata. Salve mister, Giorgio Musso di CalcioMercato.it. Le chiedo le condizioni di Pogba, se può recuperare per Salerno, grazie. L'ho detto ieri e lo ripeto, Pogba ha fatto una partita amichevole, l'abbiamo fatto 7 giorni fa contro la squadra di Tanti, ha fatto anche una bella partita, però praticamente ha fatto 45 minuti 6 mesi fa e prima di 6 mesi fa ha fatto l'ultima partita d'aprile, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, bisogna navigare a vista sperando di averlo il prima possibile, perché è un giocatore importante che abbiamo preso per
soprattutto perché facesse fare anche un salto di qualità importante alla squadra, quindi già speriamo di averlo a disposizione, questo sarebbe un gran successo. Buonasera mister, Augusto Ciccione, Gold TV. Una considerazione la faccio sulla Lazio, ecco. Mi è sembrata più netta la vittoria di quest'oggi che quella di campionato dal punto di vista del gioco, perché avete concesso veramente poco. Bravi voi o più demerito della Lazio? E poi una piccola considerazione sul quarto posto, adesso al netto della vostra assenza, che poi può essere di nuovo una presenza, chi vede come favorita? Lì è un X2, credo che ci sono tre squadre, sono... dico che l'Inter non abbia problemi a rimanere nei primi quattro. Milan, Lazio, Roma e Atalanta sono quelli che hanno il 25% di probabilità, l'una, tutte e quattro, ecco, quindi, però la Lazio gioca bene, la Lazio se li scatena in velocità diventa una squadra difficile da affrontare. Sulla gara di oggi è stata... gara di oggi è stata una buona gara, ripeto, siamo stati bravi a non concedere il campo e soprattutto a essere bravi vicino all'area, perché loro anche vicino all'area se li scateni, se va fuori tempo sulla prima uscita, dopo loro ti entrano dentro perché hanno grande, grande tecnica. Grazie. Buonasera Massimo Ranari dal TGR Piemonte. Allora, dopo la reazione un po' di Gerdi, d'orgoglio contro l'Atalanta, poi Monza e adesso stasera. Stasera appunto possiamo dire che finalmente la squadra ha metabolizzato quanto è successo, insomma, ha fatto proprio quello che è successo, grazie. Bisogna andare piano nelle cose, perché non andare di corsa di fretta. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo, poi il calcio è strano, perché il secondo tempo dopo un minuto magari la palla finisce dentro su quella torrete e cambia tutta quella partita lì e viene fuori un'altra partita. Però il calcio è questo e va accettato. E stasera ha fatto una buona partita, metabolizzare, è normale che questa è la partita Coppa Italia, ora bisogna essere pronti a Salerno, perché comunque noi abbiamo... per noi Salerno è uno scontro diretto, perché Salernitana ha 21 punti, noi abbiamo 23, e quindi ci andiamo a giocare questo scontro diretto a Salerno. Ultima domanda, grazie. Buonasera mister Gannome di Amazon. Torno un pochettino sulla domanda di ieri, visto la crescita di condizione di Chiesa, sempre maggiore. In questo momento lui e De Maria sono uno alternativo all'altro, oppure il suo compito in questo momento è inventarsi una coesistenza tra i due, o il fatto che la squadra li possa sostenere? E credo che quando i giocatori stanno bene e se si mettono in campo a disposizione l'un dell'altro, non possiamo perdere i giocatori per il campo. E quindi se stanno tutti bene ci sarà possibilità anche di giocare con i tre attaccanti e con i quattro. Però bisogna correre tutti perché altrimenti non possiamo sostenere quattro attaccanti. Non si può difendere in sei quattro attaccanti. Grazie.